professionista e presidente dell'UNCLI, quindi anche il terzo settore preponderante su questo palco oggi. Allora, dottor Corso Lavalle, il mondo che vorrei, un intreccio di opportunità sociali che riescono a creare un mondo sostenibile. Grazie. Abbiamo, non lo so, 3-4 minuti, 4 tre. minuti, se non 3, grazie. È vigorosa e va bene. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questa opportunità. Mi toglie come il dovere, l'affetto di ringraziare la dottoressa Mezzatesta che mi ha rivoluto qui sul palco, quindi onorato di partecipare a questo importante evento formativo unitamente al professore Gentone. Quindi, e grazie a tutti voi che siete qui, grazie agli altri relatori, grazie a te Claudia, per questa, ovviamente per il rigore della tempistica, e saluto anche Nicoletta Toselli, delegata dell'UNCLI per quanto riguarda l'area di Riviera dei Gemi. Se siete nell'area, in un'area più interessante, l'area più interessante della regione Calabria, che è appunto la Riviera dei Cedri, con delle pe peculiarità e specificità storico-culturali ma anche ambientali. Quindi siete in una terra matura, in una terra fortemente vocata al turismo, ma anche fortemente vocata a quelli che sono i servizi, così come Artego svolge, ecco, su questo territorio. E viviamo un momento di enorme cambiamento, non soltanto da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. E il mio titolo, io cerco sempre di sintetizzare, il mio titolo che appunto mira all'inclusione e ad una nuova crescita sostenibile, guarda appunto a quelle che sono gli indirizzi inclusi e determinati dall'Agenda ONU 2030, quindi gli indirizzi, 17 indirizzi che appunto ci impongono quelli che sono i nuovi comportamenti per salvaguardare l'ambiente, ma anche per salvaguardare quelli che sono i rapporti sociali. Quindi è un appuntamento questo che guarda a un processo educante, è un processo di elevata formazione, ma allo stesso tempo vi deve arricchire anche di quelle esperienze che attraverso la formazione, soprattutto attraverso la messa in campo di quello che si acquisisce, le pratiche appunto di condivisione, ma le pratiche anche solidali e sicuramente inclusive, la pratica inclusiva è quella pratica appunto che deve tutelare soprattutto quella figura un po' più debole, un pochino più emarginata, quella figura che detiene determinate problematiche. Quindi il mondo che vorrei è un mondo, speriamo, senza problemi, un mondo con più sicuramente con quel sentimento ampio di fratellanza, ma anche con quel sentimento di coinvolgere, perché un mondo isolato è un mondo che non ha modo di esistere, ma anche il collegamento alla creatività e all'arte sicuramente è un collegamento che può trasmettere quei valori che dobbiamo sempre tenere ben stretti, che sono appunto i valori della fratellanza, come dicevo poc'anzi, dell'amicizia, ma anche di poter fare delle azioni insieme. Anche il lavorare in gruppo si sta un po' smarrendo. L'azione che Artero svolge, ma anche quella che svolge il terzo settore, è un'azione di poter creare attività e azioni sempre in team e sempre in gruppo. E questo ce lo dice anche l'ultima circolare del Ministero dello Sviluppo e del Ministero delle Politiche Sociali, che è appunto quello di coprogrammare insieme e coprogettare, inserendo quella che è un'azione anche forte del terzo settore, ma anche quell'azione delle istituzioni.
concluso, grazie.